Innanzitutto, ciao, io sono Silvia e ci troviamo, cioè, tu chi sei? Io sono Francesco, della Proloco Castel Durante. Insomma, per quello che riguarda la nostra esperienza d'Urbagna, direi che è stato dei preparativi un po' difficili, più che altro per me personalmente, perché quando ci siamo sentiti la prima volta ero in pieno Covid, quindi stavo morendo fondamentalmente, non ce la facevo più. E quindi, ecco, insomma, anche spiegarti un po' tutte le cose che di cui avevamo bisogno, magari è stato un po' difficile, però poi dopo pian pianino, ecco, ho visto che le cose stavano prendendo forma. E ecco, insomma, forse anche il fatto che poi è cambiato il presidente, la presidente da Proloco, ecco, insomma, forse quello è anche stato un'altra cosa che ha reso i preparativi un po' pesanti. Però, ecco, insomma, le cose sono andate per il meglio. Qualche giorno prima di partire, alla fine avevamo tutto pronto. Non so per te com'è stato questo. Allora, per me personalmente è stato un po' un salto nel buio. La prima telefonata di Silvia, mi sono detto: e questi chi sono e cosa vogliono da me e dall'associazione? Piano piano mi ha spiegato il progetto, mi è piaciuto e siamo andati avanti con i preparativi, ecco. E sono orgoglioso di aver detto sì, accettiamo questo progetto, e oggi siamo qui a raccontarlo a tutti. Sì, direi che sì, mi ricordo quando ci eravamo sentiti la prima volta che ho detto, vabbè, la prima impressione sinceramente è stata questo, cioè, prima cosa che ho pensato, ho detto ok, va bene, l'abbiamo trovato, il super, come posso dire, entusiasta che si prodiga, l'abbiamo trovato, ok, ora bene, iniziamo con i preparativi. E niente, ora siamo qua a Urbagna, appunto. E allora, il primo incontro con Francesco, secondo me, a me personalmente mi ha fatto ridere, nel senso che, non so, io mi immaginavo te super easy, ti ho visto con questo giacchetto e le scarpe belle, perché secondo me pensavi fossimo tipo voi, istituzionali, poi ci hai visto, secondo me, in faccia, hai detto questi sono scappati di casa, infatti oggi lo trovi qua, insomma, Sofì, non so se vedi, ora è molto più tranqui, ecco, perché ha compreso che insomma, siamo persone... Sì, diciamo che comunque sia... Tranquille. Quello sicuramente, siete matti come la nostra associazione per essere qui. E no, chiaro che comunque rappresento sempre un'associazione, e quindi un attimino il vestitino buono bisogna tirarlo fuori ogni tanto dall'armadio, ecco, insomma. Diciamo quello della laurea di 10 anni fa l'abbiamo rispolverato un attimino, dopo ci siamo un po' annusati, abbiamo capito che siamo matti entrambi e via, siamo andati a ruota libera, tutto in discesa, dai. Concordo. E niente, adesso voi, diciamo, vabbè, all'infuori dell'impressione di Francesco in sé, la città personalmente, cioè parlo di me, Silvia, come persona, non come Aga, personalmente io l'ho trovata molto affascinante, cioè queste architetture, questi colori pastello che si trovano all'interno di tutta la città mi affascinano tantissimo, e poi il gioco di una semplicità assoluta che però unisce sia grandi sia piccini, ecco, insomma, ed è talmente comunque semplice che comunque riesci a comprenderlo anche in tenera età e poi esserne coinvolto anche da quando magari arrivi a 70 anni, ecco, perché insomma... Sì, diciamo, è molto molto sentita questa cosa, è proprio naturale, ecco, non c'è un obbligo da parte dei genitori magari nel giocare, sono i stessi bimbi che incitano il genitore o il nonno a partecipare a questo gioco, che è molto molto semplice. Quando nella prima riunione online a spiegare il gioco, è più difficile spiegarlo che farlo in piazza, perché è talmente semplice, però far capire queste uova come si tengono, che devono essere sode, bisogna fare il cerchio. Infatti quando ve lo spiegavo vi vedevo con questi occhi spalancati, questo cosa
sta dicendo. E dopo, quando siete arrivati in piazza, un attimo avete visto e dopo la semplicità del gioco si è capita subito, ecco. Infatti molte volte, non solamente con la vostra associazione, dobbiamo spiegarlo, facciamo più fatica a spiegare che nel farlo vedere, ecco, insomma. Sì. Io sono rimasta talmente coinvolta da questo gioco che sono diventata l'assistente ufficiale di Avvira fondamentalmente e niente, insomma, nell'arco di un paio d'ore ho iniziato a dare assistenza all'organizzatrice, perché comunque appunto è semplice di per sé, e anche se appunto mi sono sentita dir su ogni tanto, perché appunto magari devi seguire l'ordine delle uova, devi... Sì, perché Silvia, ci sono delle regole, certo, un pochino bisogna rispettarle, certo, ecco. Ovvio. Va bene che noi italiani siamo focosi, siamo un po' casciaroni, però ecco, quelle due o tre regole bisogna rispettarle, ecco, insomma. Anche se sei stata neoeletta assistente dell'Elvira, bisogna rispettare le regole, ecco, insomma. Quindi sì. Per il futuro, sinceramente, spero tanto, innanzitutto, di vedermi nelle prossime edizioni di Toccati, visto che è passato parecchio tempo dall'ultima volta. È passato parecchio tempo. Io personalmente, come Francesco, non sono mai venuto. Ecco. Quindi, perché io mi sono insediato da poco anche nell'organizzazione della Proloco, quindi ho proprio voglia di partecipare a questo festival e speriamo che quest'anno si farà. Noi saremo in prima linea, ecco, insomma, con tutto il consiglio direttivo, ma anche citiamo anche l'amministrazione comunale, che comunque sia ha appoggiato il progetto, ci crede, comunque sia ci investirà dei soldini, proprio per dirla in parole povere, perché Verona non è dietro l'angolo, siamo a quasi 4 ore di macchina. Noi saremmo molto contenti di ritornare con le uova, con questo gioco molto semplice, perché comunque per noi è stato anche un momento, da come diceva l'allora responsabile dell'ufficio turistico, che è cambiato anche quello, quindi c'è stato un rinnovamento anche in quel settore lì, che abbiamo trovato anche un riscontro proprio turistico di gente che è ritornata. Quindi sì, ok, la tradizione, uniamo la tradizione, la promozione e un po' anche il divertimento nostro, e anche ogni tanto cambiare aria fa bene al cervello e al cuore. Esatto, cosa che è successa anche a noi, ecco, di, ecco, Aga, venendo qua. E niente, poi un altro augurio che mi faccio, ma non come Aga ma come Silvia sinceramente, è che di tornare presso Orbagna a trovare questo pazzo, insomma. Io sempre a disposizione. Ecco, se ci vorrà, perché penso che ne avrà un po', sì, le scatole piene. Diciamo, di noi, 3 giorni, ecco, sono un po', ecco, sono un po' pesanti, però. Adesso, insomma, iniziamo a puzzare. Ecco, sì, come il pesce. Ecco.